Buona domenica amici di Rete 8, bentornati al consueto appuntamento con la pasticceria e insieme a noi il nostro caro pasticcere, caro amico Angelo Di Mastro. Grazie Jennifer, felice che siete ritornati e una buona domenica ai nostri e alle nostre telespettatrici di Rete 8. E anche telespettatori, perché devo dire che poi la passione per la cucina sta coinvolgendo principalmente anche proprio gli uomini, sì, quindi sì, non anche... sono solo le donne che cucinano a casa, ma ci sono tanti appassionati uomini. Sì. Beh, la funzione del casalingo diciamo che sta prendendo è una figura che finalmente sta emergendo, quella del casalingo. Benvenga. Sì, noi le accogliamo a braccia aperte, vero donne? Noi i casalinghi li accogliamo a braccia aperte, siete d'accordo? Giusto. Vabbè. Veniamo a noi. Allora. Oggi ricetta che è un grande classico della pasticceria, ma direi nazionale, forse internazionale, sì. Che a me piace tantissimo e che è praticamente perfetto per la stagione invernale perché la protagonista è la mela. La mela, sì. Io insomma per questo periodo proprio dove ci troviamo adesso è la mela renetta, la mela nurca, che non reggono molto alla cottura, ma comunque a livello di gusto che danno all'interno dello strudel sono cose straordinarie. Io dico qua a Scanno, dove si è sempre coltivato, e per fortuna ci sono dei ragazzi che hanno rimesso tantissime piante. Poi la diversità delle mele sono un'infinità, dove tutto l'anno ci vanno a regalare delle delizie straordinarie, no? Cioè la mela limoncella, che è comunque abruzzese, che ha un gusto, è piccolina, ma un gusto straordinario, dove io la utilizzo per altre lavorazioni che più avanti, se tu vorrai, andremo certo. a vedere. Quello che oggi ne parliamo è dello strudel. Io ne ho fatte due sì. versioni, uno con una mezza sfoglia, che è una via di mezzo tra una pasta frolla e una mezza sfoglia, e dalla sfoglia classica che le nostre telespettatrici hanno già visto sì. in passato, quindi sì. sanno benissimo. E possono rivedere eventualmente la puntata dedicata alla sfoglia proprio su YouTube, quindi per chi avesse dei dubbi, insomma noi abbiamo un database molto aggiornato. Giustissimo. Partiamo però dal ripieno, che è la cosa più importante. Giusto, il ripieno va fatto a mio avviso il giorno prima, proprio per far assaporare ancora di più i nostri ingredienti e farli amalgamare al meglio alla okay. mela. Le mele, ci va l'uvetta, la cannella, noce moscata, i pinoli, le noci, che sono comunque sempre di questa stagione, le gocce di cioccolato, per chi vuole può aggiungere della vaniglia, della panna e del pane raffermo, perché qui non andiamo a eliminare nessun tipo di ingrediente, ma andiamo okay. a utilizzare ogni tipo di ingrediente che noi abbiamo a casa. Facciamo questa sorta di impasto, lo lasciamo, ci si può aggiungere del liquore o sì, alle poi mele, noi comunque, sidro. Io lo dico sempre, c'è la ricetta a fine puntata, quindi non cambiate subito, anzi rimanete sempre su Rete 8. Certo. Ma avete proprio l'elenco con tutti gli ingredienti, quindi magari noi quando spieghiamo dimentichiamo qualcosa, ma lì trovate tutto. Certo, perfetto. Allora questo lo lasciamo e lo facciamo per 24 ore prima come minimo e okay. lo lasciamo in frigorifero. Perfetto. Dopodiché andiamo a fare l'impasto della mezza sfoglia, che è farina, burro, uova, zucchero, marsala e sale e zucchero. Si miscelano tutti assieme, però utilizziamo una farina che ha una parte proteica più importante di quella che andiamo a utilizzare per la sfoglia, perché ci serve che trattenga tutte le mele in fase di cottura e di evaporazione anche del liquido che abbiamo messo all'interno delle mele, e quindi riesca a far mantenere, a gonfiare, perché se utilizzassimo una pasta frolla con un tenore di proteico di farina molto basso non avremmo lo stesso risultato. Poi vi faccio vedere perché è gonfiato okay. e questo avviene proprio perché è il glutine all'interno. Ora, se tu vuoi Jennifer, sì. facciamo vedere un attimino la prima fase del tagliamo. Questa è la mezza sfoglia. Questa è la mezza sfoglia. Okay. Quindi una volta che la prepariamo la dobbiamo mettere in frigo, giusto? Sì, e anche lo stesso per qualche ora, ma io dico si può preparare il giorno prima e di conseguenza la mattina o il pomeriggio, a secondo di quando uno ha il tempo per poter realizzare lo strudel,
se lo può creare. Queste sono due sfoglie sovrapposte o ne è una sola? No, questa io ho fatto una piega in questa maniera. Ok. Va bene, vedi adesso com'è elastico, no? Sì. E che comunque a differenza che una frolla, se dovesse avere questa tipologia di struttura, è negativa perché non sarebbe più friabile, ma al tatto a mangiarla diventerebbe gommosa, dura, no? E quindi di conseguenza non friabile, perché la particolarità di una frolla deve avere friabilità. Ora, nel momento in cui noi abbiamo ottenuto un rettangolo in questa maniera, possiamo avere più o meno, a secondo di come noi vogliamo avere la grandezza dello strudel, andiamo a versare le mele all'interno. In questa maniera vedi come c'è un'amalgama degli ingredienti, quindi la panna con il liquore. Perché poi questi poi in forno il cioccolato andrà a sciogliere, insomma, quindi diventerà tutta deve una mantenere, cosa fantastica. Sì, tutto all'interno del, del... Che ricetta golosa, io poi sono una appassionata di strudel, a me piacciono tanto le mele. Sì, sì, insomma lo strudel, poi la crostata di mele che si può fare con questo sistema. Questa cos'è, Angelo? Dell'uovo. Ok. Ci serve per legare meglio la pasta. Poi tiriamo un pochettino per chiudere al meglio il nostro strudel. Giriamo. In questa maniera andiamo a chiudere le estremità in modo che i liquidi e tutti i sapori riescono e rimangono all'interno. L'interno. Allora, se tu ci farai vedere due versioni, giusto? Sì, sì, due versioni. Adesso ne facciamo una. Se mi passi la teglia, per favore, certo. Così posizioniamo e poi facciamo vedere l'altra tipologia. Eccola. Anche qui abbiamo all'inizio una cottura di, per chi vuole ci passa, dell'uovo e dello zucchero. Cottura a 220 i primi 15 minuti e dopodiché abbassiamo il forno sui 200 gradi e facciamo asciugare ulteriormente il lieve. Ora ci fai vedere un'altra versione. Un'altra versione con la sfoglia proprio. Quindi questa è proprio sfoglia, questa è una mezza sfoglia, questa è proprio sfoglia. Questa è sfoglia, stratificazione. Insomma, penso tutti ricorderanno. Il procedimento è complicatissimo per fare la sfoglia. Sì, pastello e panetto, sì, ma come sai tutte le cose... Però è una sfida, ecco, se volessimo fare qualcosa di un po' professionale, cioè cimentarci nella sfoglia, è una bella sfida. Con un po' di tempo a disposizione si può fare. Io, devo dire la verità, non ci ho mai provato, però mi piacerebbe. Ok, perfetto. Adesso... Come prima operazione mettiamo sul fondo della marmellata, in questo caso che marmellata? Marmellata d'uva. Marmellata di Montepulciano. Dopodiché il nostro pan di Spagna. Wow, tanta roba c'è qui pan dentro. Pan di Spagna, poi lo imbeviamo con del liquore. Dopodiché l'operazione mettiamo della pasta di mandorle. Wow, mamma mia che cos'è? Questo è... esplosivo. È di sostanza. Poi dopo tagliamo la nostra mela. Fare attenzione a tagliare solo la mela, eh? A differenza esteticamente a me piace tantissimo questo strudel. Sì. Perché fa un bordino dove si vede la mela. Alla stessa maniera chiudiamo le estremità. Beh, due versioni di strudel invitanti entrambe. Poi basta metterci un po' di fantasia. Strutturalmente abbiamo due prodotti completamente diversi che andremo a far vedere. Anche qui la cottura è a 220 gradi per i primi 10-15 minuti e come ripeto sempre la temperatura e i tempi cambiano a secondo del forno. Diamo una pulita. Sempre, noi diciamo sempre l'ordine in cucina è fondamentale. È essenziale per poter lavorare al meglio, ordinati e puliti. Allora, è vero. Noi ovviamente per tempi tecnici televisivi abbiamo già cotto le due varianti di strudel e sono, ecco adesso il nostro Angelo le prende, sono queste qui. Sono, io davvero avrei l'imbarazzo della scelta, cioè non saprei che cosa scegliere perché sono
entrambe meravigliose. Possiamo, se tu vuoi, far vedere. Sì, dobbiamo. Quindi a questo punto andiamo a tagliare i nostri strudel per vedere l'interno. Sì, che è una cosa molto bella, che a me piace tantissimo. Che questo impasto della mezza sfoglia a me intriga parecchio. Sì, poi vedi il contenuto che rimane croccante e a livello estetico io lo trovo straordinario. Beh, anche questo però. Alla stessa maniera. Mazza, che bello. Andiamo, io ti vorrei far sentire il profumo sia della sfoglia che delle mele col pan di Spagna, Io che sono goloso. Per non citare la marca di profumi, ma non c'è niente che possa avvicinarsi lontanamente a questo. Assolutamente. Sai quando mi dicono, ma tu come fai? Allora, un pasticcere che non mangia i propri dolci... Non va bene. No, secondo me è impossibile. Tu li mangi? Io sono golosissimo. Mangio sempre quello che faccio. È giusto così. Ahimè, la bilancia... Beh, solo così puoi capire se ci sono degli errori, delle cose da migliorare. Bisogna sempre migliorare in quello che si fa e il mio obiettivo è... Che poi noi siamo i giudici più severi di noi stessi, quindi chi meglio di te può dire se una cosa... va bene o meno? Assolutamente. Angelo, grazie per questa ricetta. Grazie a te, Jennifer, e grazie a voi. L'appuntamento con noi è quotidiano. Vi aspetto domani, sempre su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo. Arrivederci.